solaio, stanno facendo dei lavori di ristrutturazione, il solaio è crollato per cause che ancora non sappiamo, un operaio era sotto ed è rimasto coinvolto. Purtroppo è deceduto, l'abbiamo fatto tutto per tirarlo fuori, ma quando l'abbiamo estratto dalle macerie purtroppo non c'era più nulla da fare. Non ci sono problemi al momento e ovviamente tutta la zona attorno al luogo del disastro sarà chiusa e dovranno essere effettuate delle accurati controlli, verifiche da parte di tecnici qualificati. Sono circa 120 metri quadri. Va bene. Si trovavano l'operaio che è deceduto? No, non ci sono feriti, c'è soltanto un operaio che è rimasto sotto al solaio ed è stato estratto dalla squadra che è intervenuta dal distaccamento nostro di Aversa.